Forse per mancanza di spazio sono arrivati a metterli anche nelle tende, dentro la vasca vuota di una piscina. Da dove viene? Me from Pakistan. Do you like this hotel? Yeah. It's a good hotel? Yeah, good, good hotel. Siamo nella bassa cremonese, questo hotel in aperta campagna è stato promosso dal Viminale come la migliore struttura di accoglienza di tutta la provincia. Fino a poche settimane fa qui c'erano 18 immigrati, tanti del resto ne potrebbe ospitare questo albergo, ma ora sono quasi triplicati, superano la cinquantina. Io non rilascio intervista anche perché è banale, io sono un albergatore, ho un contratto, basta, dopo quello che sia lì. Quando sono in linea con quello che mi dice la prefettura e col contratto che ho firmato, ma mi spiace, se posso offrire qualcosa volentieri. Ma se la capienza è di una ventina di persone, adesso si parla di Alberto Magnani, Francesco. Fari lei, fa benissimo a fare il suo mestiere, però mi lasci in pace e mi lasci mandare in pace. Ce ne andiamo con il fondato sospetto che gli immigrati ospitati siano più del dovuto, ma senza esserci tolti un dubbio, se davvero quanto documentato da questo video amatoriale sia vero, se cioè sia stato necessario montare delle tende persino nella vasca della piscina. Ci dicono che oggi le tende siano state rimosse, ma tant'è in questa storia di ordinaria emergenza profughi nella bassa, tra Brescia e Cremona. Qui a Binanova vivono 430 abitanti, i profughi sono 50, uno ogni 8 residenti. Per il Viminale il rapporto corretto dovrebbe essere uno ogni 500. Abbiamo un po' paura, insomma, se ti trovi da sola e quindi ti devi sempre far accompagnare anche a tornare a casa. Prima non succedeva? No, prima no. È capitato che facessero bisogni anche qua davanti a casa mia. Secondo me ci fanno diventare razzisti anche se non lo siamo. Sei il vice sindaco? Sì, sono il vice sindaco di Gabbia Nuova. Quanti sono effettivamente gli ospiti della locanda? Pare che siano 50 oggi, numero certo non ce l'abbiamo. Perché un'amministrazione comunale è all'oscuro di questa situazione? L'amministrazione è all'oscuro perché si tratta di un accordo che ha la prefettura con la struttura privata e che non coinvolge il comune.